Ciao ragazzi, sono il signor Cardin, sono qui per la recensione di un film che farà discutere di sé quest'anno, ma non perché sia straordinario, ma perché c'è un attore che è schiattato come protagonista e quindi per forza, no? Cioè, perché magari altri bei film non ne parliamo, però di questo. Ma Rainier's Black Bottom, sì, avete capito. Il film parla delle vicende di uno studio di registrazione nell'America degli anni 20-30, credo, dove a Chicago, anzi come dicono gli americani, c'è un gruppo di quattro afroamericani o cinque che devono girare un disco in una casa di produzione di bianchi. Perché faccio questa distinzione? Perché il film lo richiede. È un film palesemente politico del 2020, come tutti quelli del 2020, dove c'è un nero e quindi dobbiamo per forza fare bianchi contro neri. Comunque, in questo posto succedono delle vicende, degli scontri morali, etici, sociali, per cui alla fine questo disco non viene registrato. Abbiamo Ma, che è questa esponente afroamericana interpretata benissimo da Viola Davis, che diciamo fa un po' la diva, poi si sottintende che lo faccia per motivi di rivalsa sociale verso i bianchi, perché il discorso anche interessante è che loro, i bianchi, chiaramente, sfruttano i neri per la loro voce per vendere, ma li trattano come spazzatura. Quindi lei da diva fa molte storie su qualunque cosa, vuole anche che suoni i potecanti, ma non è capace perché deve fare l'intro di questo pezzo, ma balbetta. E quindi si capisce come sia un personaggio tridimensionale comunque molto interessante. Gli altri sono tutti afroamericani che suonano, ma sicuramente il più interessante è quello interpretato da Chadwick Boseman, l'attore morto di Black Panther e di altre opere, per cui è quello più aggressivo, un po' più libertino, che si lascia andare anche a fondi retorici, quindi accuse molto pigliate verso la sua stessa razza, il suo stesso gruppo, i Black Mother Leaves, ecco, dicendo voi non vivete la vostra condizione sociale nel modo giusto e quindi vi faccio vedere io come si fa, vi spiego io come si fa. Questo è un tipico dramma da sala perché è tratto da una pista teatrale come quest'anno The Boys in the Band. Quindi il film è di difficile lettura, secondo me, se si parte dal presupposto di un'opera dinamica, perché non è questo il caso, è un tipo di scrittura molto particolare, che fa riferimento soprattutto ai movimenti di camera, perché in uno spazio così ristretto devi saper gestire e la sceneggiatura deve essere puntualissima ed è difficilissima. Quindi questo film comunque nel complesso riesce a risultare affascinante per via della sceneggiatura che in alcuni punti è davvero vincente, altri un po' meno. Però il film si regge molto bene insieme perché ha un ottimo inizio e un'ottima fine, con una parte centrale che comunque sorregge. Quindi nel complesso lo trovo un buon film, veramente non da lodare più di tanto, perché comunque si rifà una lunga tradizione, c'è stato anche decisamente di meglio da questo punto di vista. L'unica novità forse è il fattore del colore della pelle dei nostri protagonisti, e tutto un discorso che ho già fatto in altri video, che è la piaga del 2020 e dei prossimi anni. Chiuderei questa parte non spoiler dicendo che comunque consigliato, fatevi una vostra idea, dicendo che la sceneggiatura in breve poteva essere molto di più, ma allo stesso tempo è solida, come ho detto. Quindi comunque è un buon film, ci sono dei buoni monologhi, la regia sia interessante ma non sempre puntualissima, c'è una parte in cui andrò molto dopo a parlarne in cui fallisce miseramente, forse uno dei punti più alti, ma una scena a cui il film deve ambire. Quindi da un certo punto di vista delude, da un altro non scontenta, parte spoiler. Sarò breve perché il film è essenzialmente noi poveri neri in un mondo di bianchi. Però comunque in questo film è più onesto rispetto ad altri il tema, perché intanto è trattato nel periodo storico esatto, mentre il tema viene poi ampliato a 360 gradi con l'omicidio. E mi è piaciuto perché alla fine spiazza, perché dà quell'idea del il nero messo sotto pressione anche con buone intenzioni, maltrattato, ovviamente abusato per tutta la sua vita, può commettere un errore anche contro uno della sua stessa razza, fra virgolette. Quindi questo funziona molto bene perché la stessa Ma è un personaggio che ce l'ha con i bianchi, ma ce l'ha anche con i suoi simili. Tutti i personaggi ce l'hanno un po' con il nemico, un po' con loro stessi. Questo mi è piaciuto perché tratta almeno il tema a 360 gradi. Si sono impegnati in
in questo senso, perché è tratta da una pista teatrale, a andare in questa direzione, e questo l'ho apprezzato. Ottime le interpretazioni, tutti, Viola Davis, vabbè, e Chadwick Boseman perché hanno più rilevanza nella sceneggiatura, ma anche gli altri sono stati molto bravi, quindi non ho niente da dire. Il tutto è impreziosito da momenti come il monologo di Boseman, che però la regia sta sul suo primo piano, ma perché? È riduttivo, è troppo teatrale in un contesto cinematografico. Invece avrei voluto vedere le reazioni degli altri a queste parole mentre lui parla, con una bella profondità di campo, magari laterale, frontale, di spalle, e invece non me la dà. E quindi il film pecca di questo, vuole essere troppo drammatico, troppo legata alla pista. Secondo me il film dura troppo, perché dopo un po' i dialoghi alla Tarantino scazzano un po' la minchia, scusatemi il francesismo tecnico. E secondo me si doveva asciugare, magari mettere una parte iniziale più dinamica in cui ci mostri 10 minuti, quello che fanno loro all'esterno, magari ci dai 2 minuti per ogni personaggio, 5 minuti per ogni personaggio, che cosa fanno nelle loro vite. Sarebbe stato interessante invece che stare lungamente su dialoghi, dialoghi, dialoghi. Infatti, quando arriva Ma c'è una liberazione, che dice: oh, finalmente succede qualcosa, finalmente abbiamo qualcosa su cui discutere. Quindi il film, nonostante tutto, arriva al punto. Non è eccellente, non è brutto, è ben girato, se vogliamo, a livello tecnico, ben recitato, però sicuramente farà scalpore per chi è coinvolto, per Boseman che è morto palesemente, e non credo che se vincesse qualcosa meriterà. A qualcuno potrebbe anche dare molto fastidio. Però sottolineo che il tema del razzismo è trattato molto bene. Quindi di questo, ecco, devo lodare l'opera. Un piccolo dettaglio, voglio fermarmi su Viola Davis un attimo, perché è stata davvero bravissima qui e riesce a dare il senso della tirannia. Questa donna, con la sua recitazione, riesce a darmi quella, sì, presenza fisica, ma allo stesso tempo è proprio dispotica e sembra il villain del film più dei bianchi che sono coinvolti, e questo mi ha molto colpito. Ecco, questa è la parte che mi piace di più del film, era per sottolinearlo. Indovina la citazione, avrei una video recensione dedica su un film che vuoi tu fatta da me, la scena è questa, siamo in una cucina, c'è un uomo di media altezza, con i capelli scuri e gli occhi scuri, con gli occhiali, sta guardando in cucina dove c'è questa donna bionda, solare, dal grande sorriso, che insomma risponde al suo sorriso. A un certo punto c'è questa ragazzina, che è la figlia dei due, che sta al tavolo, guarda il padre e si vede che il padre però sta fissando il nulla, ecco, quindi si capisce che la donna è morta. E la ragazzina lo capisce, lancia uno sguardo preoccupato e scrive un messaggio scrivendo: papà l'ha fatto ancora. Indizio, un film dal 2017 al 2020 ed è una commedia natalizia. Avete capito di che film sto parlando? Ciao ragazzi.